Ciao a tutti ragazzi, io sono Andrea e benvenuti in questo nuovo video. Prima di cominciare, come sempre, come al solito, vi ricordo di seguirmi su Instagram, il link che trovate qui sotto in descrizione. Inoltre vi ricordo che è ancora attivo il contest in cui regalerò questa statua di Tony Stark che ho costruito con la stampante 3D e dipinto io a mano, e quindi ne approfitto per lasciarvi anche il video per partecipare al contest linkato qua sotto. Dunque, oggi sono qui per commentare insieme a voi una serie di rumors riguardanti tutta la prossima fase 4 che sono usciti nei giorni scorsi su Reddit da un utente che si dichiara essere una fonte interna di Marvel. Ora ragazzi, va detto che quando escono tutta una serie di rumors molte volte si tratta di fake, però è successo più e più volte che i rumor postati su Reddit o da altre parti fossero veritieri, e devo ammettere che questi rumors non sono così impossibili o particolarmente esagerati, il che mi portano a credere che potrebbero essere molto vicini alla verità. Ci tenevo quindi a dirveli tutti perché sono parecchi e su tutti i prossimi film della fase 4 di Marvel Studios, e commentarli poi nei commenti insieme a voi, dato che ne ho già parlato con i miei amici oggi pomeriggio per un paio d'ore e sono usciti fuori argomenti parecchio interessanti. E direi di cominciare subito con Black Widow, il film su Vedova Nera, le cui riprese tra l'altro sono finite qualche giorno fa. Secondo rumor ci sarà il padre di Vedova Nera e sarà interpretato da Ray Winston, mentre Isabella Moner sarà un nuovo membro del KGB che sarà allenata direttamente da David Harbour, che come già sappiamo interpreterà ufficialmente Red Guardian. Passiamo poi agli Eterni, perché quello che ho letto ammetto che non mi ha tranquillizzato per niente. Sembra che infatti la trama principale ruoterà a una storia d'amore tra Cersei e il Cavaliere Nero, interpretato da Kit Harington, il Jon Snow di Game of Thrones. E spero proprio che questo non sia l'unico rumor tra tutti non veritiero, perché mi aspetto un qualcosa di più di una storia d'amore come plot principale del film sugli Eterni. Inoltre sembra che Adam Scott e Brendan Gleeson interpreteranno Eros e Zuras. Passiamo poi a Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli. Il film sull'eroe esperto di arti marziali della Marvel sarà infatti ambientato prima di Avengers Endgame, ma dopo Avengers Infinity War, e sembra proprio che i Dieci Anelli che mostreranno in questa nuova pellicola non avranno niente a che fare con i Dieci Anelli visti in Iron Man 3. Passiamo invece adesso al film della fase 4 dei Marvel Studios che attendo più di tutti in assoluto, ovvero Doctor Strange and the Multiverse of Madness. Sembra che infatti grazie ai multiversi potrebbero tornare sia l'antico che Quicksilver, anche se non si sa ancora bene se sarà lo stesso Quicksilver che abbiamo conosciuto in Age of Ultron o un Quicksilver alternativo. Ma la notizia riguardante questo film che più mi ha fatto gasare è il fatto che sembra che Marvel sia intenzionata a chiamare David Tennant per il ruolo di Nightmare, ovvero il villain principale di questa pellicola. E tra tutti i rumor spero che almeno questo venga confermato, perché voglio Tennant nel Marvel Cinematic Universe, nei film ufficiali, dato che al momento sembra che le serie TV Netflix siano ufficialmente fuori. Vi ricordo che infatti Tennant ha interpretato l'Uomo Porpora nella prima stagione di Jessica Jones. Ragazzi, questa mi fa male al cuore, perché nell'istoria dei rumors si è fatto anche il nome di Spider-Man 3. Sembra che infatti Marvel fosse intenzionata a far uscire il terzo capitolo dell'Uomo Ragno a luglio 2021, ovviamente prima del divorzio con Sony. E la cosa ha anche senso, dato che tra Spider-Man Uncoming e Spider-Man Far From Home abbiamo avuto un anno di vuoto. A rigor di logica, un 2020 senza Spider-Man e un 2021 con il terzo capitolo. Anche perché possono dire quello che vogliono, ma io non ci credo che, visto come hanno fatto finire Spider-Man Far From Home, la loro idea era di concludere con Spider-Man nel Marvel Cinematic Universe così. Possono dirmi quello che vogliono, ma io non ci credo. Infatti spero che prima o poi raggiungano un nuovo accordo o in qualche modo Spider-Man torni, perché lo voglio troppo. Vi prego, ridatelo alla Marvel, per favore. Passiamo invece adesso a Thor Love and Thunder, perché il quarto capitolo dedicato al Dio del Tuono potrebbe essere ambientato quasi interamente nello spazio. Peter Dinklage dovrebbe tornare nel ruolo di Eitri e Chris Pratt dovrebbe avere un piccolissimo cameo nel ruolo di Star-Lord, e dato che alla fine di Avengers Endgame Thor è partito insieme ai Guardiani della Galassia, la cosa ha perfettamente senso. Inoltre Taika Waititi sta corteggiando da alcune settimane Ryan Gosling e Finn Wolfhard, la star di Stranger Things, per alcuni ruoli all'interno della pellicola. I Fantastici 4 dovrebbero essere il primo film del brand di Fox dopo l'acquisizione ad uscire all'interno del Marvel Cinematic Universe, e la probabile data d'uscita dovrebbe essere febbraio 2022. Passiamo invece adesso a Black Panther 2, che oltre a rivedere il ritorno di Killmonger per un breve cameo, molto probabilmente si tratterà di un flashback,
Jack dovrebbe vedere come villain principale della pellicola Namor, fresco dell'acquisizione di Fox, essendo un personaggio attaccato principalmente ai Fantastici 4, entrerà ufficialmente nel Marvel Cinematic Universe. E anche questo rumor spero che venga confermato, perché sarei curiosissimo di vedere Atlantide contro il Wakanda. Passiamo adesso al terzo capitolo del franchise Marvel che più adoro in assoluto, ovvero Guardiani della Galassia volume 3. La pellicola infatti dovrebbe uscire a luglio 2022 e James Gunn avrebbe già incontrato Zachary Montgomery e Zac Efron per il ruolo di Adam Warlock. Inoltre Mark Hamill dovrebbe interpretare l'Alto Evoluzionario, e questo è un rumor che già girava da prima del licenziamento di Gunn. Me lo ricordo perché avevo postato io la notizia, i due si erano già anche incontrati, hanno postato una foto sui social, e quindi spero che questo venga confermato, perché Mark Hamill è un attore che adoro e amerei tantissimo vederlo all'interno del Marvel Cinematic Universe. Per quanto riguarda Blade e Captain Marvel 2, le due pellicole dovrebbero uscire nel 2023, stesso anno in cui Disney ha previsto anche l'uscita di X-Men. Il primo film con gli X-Men nel Marvel Cinematic Universe sembra che per Disney sia di altissima priorità inserire i mutanti nel Marvel Cinematic Universe, e abbiano dato come scadenza massima per far uscire un film appunto il 2023. Inoltre sempre il rumor ha dichiarato che Kevin Feige ha incontrato diversi attori, tra cui Keanu Reeves, Ewan McGregor, Millie Bobby Brown, per alcuni ruoli all'interno del Marvel Cinematic Universe. Questi erano tutti i nomi che erano spuntati fuori già durante il casting degli Eterni, soprattutto Keanu Reeves e Millie Bobby Brown. Quindi ragazzi, questi sono tutti i rumors che sono usciti questa settimana, e devo ammettere che li trovo tutti fattibili. Forse l'uscita di Fantastici 4 nel 2022 è quella che mi puzza un pochino di più, perché la trovo troppo presto per un film su Fantastici 4, soprattutto dopo che al Comic Con non è stato neanche mostrato un logo, un minimo accenno di una pre-produzione alla pellicola. Fatemi sapere cosa ne pensate di tutto quello che vi ho detto in questo video con un commentino qui sotto: qual è il rumors che vi ha gasato di più, quello che vi ha gasato di meno, quale che vorreste che venga ufficialmente confermato. Io in assoluto Mark Hamill nel ruolo dell'Alto Evoluzionario e David Tennant nei panni di Nightmare nel film di Doctor Strange 2. E fatemi sapere invece i vostri con un commentino qui sotto, lasciate un mi piace al video se vi è piaciuto, condividetelo sui vostri social, e noi come sempre, come al solito, ci vediamo al prossimo video. Non so perché ho girato, sto male.